Benvenuti a un nuovo video di Sistema Italiano. Fa caldo. Regà, fa caldo. Vabbè, andiamo a vedere il problema di oggi. Cortissimo per voi, il problema qual è? Che Windows riempie gli eventi e li sovrascrive quando arriva alla fine. Cioè non è che mi chiede se lo voglio fare, se non lo voglio fare. Di default lui sovrascrive, così. Perché lui sovrascrive. Così vado a cercare un evento di un anno fa, 2 anni fa, non ce l'ho. Quindi niente rotation, niente. E invece ecco la soluzione. La soluzione è quella di... Innanzitutto diamoci gli occhiali. Ah, mi avete visto con gli occhiali Back to the Future. Quindi per tornare indietro con gli eventi Back to the Future, andiamo a prendere il nostro Windows 2008. Ah, tutto schermo e via. Guarda che brutto che è. Mettiamo un po'. Mettiamo così, va. Ok, no, non mi piace. Così. Vabbè, dovrei installare i tools, non ce li ho. Va bene, non importa. Allora, apriamo gli eventi. Event WWR. Che succede? Succede che quando io vado nel registro di Windows, applicazione. Vabbè, questa è una macchina virtuale, è accesa da poco, però eventi magari. I più vecchi lui li cancella per scrivere i più nuovi. Noi dobbiamo fare una rotation, vedete? Quindi, tasto destro sul registro che io voglio ruotare, proprietà. Allora, tararara, sovrascrivi eventi se necessario. No, non sovrascrivere gli eventi o archivia gli eventi. Archivia gli eventi. Registro quando è pieno e non sovrascrivere gli eventi. Dove li archiverà? Li archiverà qua dentro. Cioè lui in questa cartella farà altri file EVTX che io posso tranquillamente aprire sempre con il registro eventi. Qui, no, qui posso scegliere anche la dimensione massima del registro, oltre la quale lui crea un nuovo file e comincia e archivia il vecchio file. Faccio ok. La stessa cosa devo fare per tutti i registri che ho. Quindi archivia, applica. Ok, fine della storia. Quindi ragazzi, andiamo alla conclusione. La conclusione è che in questo modo noi riusciamo ad avere sempre un archivio degli eventi, perché come dice la legge dobbiamo tenere gli eventi, insomma, per un buon periodo di tempo, ma è una cosa utile soprattutto quando avete abilitato l'audit, perché l'audit delle cartelle, se avete visto nel video precedente che io vi invito ad andare a vedere, genera molti eventi, quindi il registro si sovrascrive in continuazione perché in una giornata fa parecchi eventi. Avendo l'archiviazione degli eventi, voi potete andare ad aprirvi gli eventi più vecchi. Una cosa di cui dovete stare attenti, ovviamente, è che si riempie il disco, quindi cercate di zippargli ogni tanto, o comunque di archiviare ancora gli eventi su un backup da qualche altra parte. Vi ringrazio per avermi seguito, vi invito a mettere un mi piace, a condividere il video e ricordarvi che senza sistemisti l'informatica non funziona. Arrivederci!